Buongiorno, bentrovati, buon mercoledì 4 ottobre. Oggi è la festa di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia. Francesco nacque ad Assisi nel 1182, figlio di un agiato mercante, nella giovinezza esercitò l'arte del padre, visse nella spensieratezza e ricercò la gloria nelle imprese militari. Ma toccato dalla grazia, decise di vivere con perfetto rigore secondo il Vangelo. Rinunciando ai beni paterni, praticò la povertà più assoluta, esortando gli uomini alla sequela di Cristo, alla fraternità, alla concordia. Arse d'amore per Gesù crocifisso e volle servire la Chiesa, sua sposa, con umile devozione. Con 12 compagni diede inizio all'ordine dei frati minori, che poi fu approvato dai papi Innocenzo III e Onorio III. L'ardore apostolico lo spinse fino in Oriente alla corte del sultano. Tornato in Italia, si ritirò in solitudine sul monte della Verna, dove ricevette le stigmate, ultimo suggello della sua conformità al Salvatore. Nel Cantico delle Creature espresse il suo animo di poeta e di innamorato di Dio. Morì ad Assisi la sera del 3 ottobre 1226. Canonizzato nel 1228 da Papa Gregorio IX, nel 1939 fu da Pio XII proclamato patrono d'Italia. Ecco il Vangelo di oggi, secondo il nostro rito ambrosiano. Lettura del Vangelo secondo Matteo. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti, e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio lo vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore. Hai nascosto queste cose, i misteri del regno, ai sapienti e ai dotti, e le hai rivelate ai piccoli. San Francesco ha scelto la via della piccolezza evangelica. Si è fatto povero, si è fatto piccolo, ha voluto essere minore, più piccolo, per seguire nella verità il Signore Gesù, che da ricco che era, si è fatto povero per noi, che svuotò se stesso, che umiliò se stesso fino alla morte, e alla morte di croce. E amando Gesù crocifisso, camminando sulla via della povertà e della piccolezza, Francesco ha avuto un cuore pieno d'amore, lo stesso amore di Cristo. Veramente è stato discepolo di Cristo. Quelle parole che Gesù ha detto, lui le ha vissute. Imparate da me che sono mite e umile di cuore. Gesù ci ha insegnato la via dell'amore. Francesco l'ha percorsa con perfezione e a tal punto che il Signore Gesù gli ha donato un segno anche esteriore della sua perfetta conformazione, donandogli le stigmate. San Francesco, ricevute le stigmate, è diventato ancora più simile al suo maestro, portando in sé i segni più supremi dell'amore, della vita donata. Mentre guardiamo a San Francesco e ne contempliamo la conformità a Cristo, comprendiamo che qui è la radice di tutte quelle belle cose che si dicono di Francesco: l'amore per la natura, certo, ma perché ama Cristo e vede nella natura il segno dell'amore di Dio, la rivelazione dell'amore del Padre,
la manifestazione misteriosa della grazia del crocifisso. Mai separare Cristo da Francesco, mai separare Cristo dalla natura e dalla pace, altrimenti andiamo fuori strada, ideologizziamo il cristianesimo. Che il Signore ci doni di camminare sulla via del Vangelo, seguendo l'insegnamento di San Francesco, per vivere in vera fraternità e costruire la pace. Buona giornata, preghiamo per il Sinodo. Sia lodato Gesù Cristo.